Benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi andiamo a vedere come fare i trade, che è facilissimo, ma vi volevo spendere qualche parola sui trade perché nella stagione 4 si possono scambiare anche gli unici. È per questo che voglio fare questo video. Logicamente entriamo con la druida stagionale al 100, Entumine al 14, al 17, stagionale Mirrodcore, come vedete. C'è un ragazzo con cui devo fare un trade. Gli vendo un ruggito della tempesta a 15 milioni di gold. Per venderlo ai mercanti, come dicono certi, che guadagni mezzo milione, è meglio cercare di venderli i pezzi unici a degli altri giocatori, dove qua mi sto facendo 15 milioni, capito? Adesso avviso sto tipo. Tutti i nostri oggetti che abbiamo, quelli di avanzo, diciamo, questa roba qua che ho avanzato, così, roba con le stelline, tutto quanto, no? Ci sta di tenerla, eccetera, eccetera, ma ci sta anche di venderla. Io adesso a sto ragazzo gli vendo questo Tempest Roar, un amico equipaggiato. Il mercante mi darebbe 182.000 euro. Io lo vado a vendere per 15 milioni di euro, capito? Quindi ci guadagno enormemente alla fine. Ti consiglio comunque di tenerli anche in questa stagione 4. Ho visto uno youtuber di cui non faccio il nome perché non voglio creare polemica, ma diceva di vendere gli unici ai mercanti. Sì, qualcosa potete vendere ai mercanti, tipo pugni del fato, vigile ardente, che ce ne sono 2000. Qualcosa si può vendere ai mercanti, soprattutto roba con potere oggetto inferiore a 925. Non so, per dire. Adesso questi sono tutti 925. Questo gerardente 851. Questo effettivamente si può vendere al mercante. Cioè, non te lo compra nessuno sto pezzo qua, il gerardente. Quindi questo lo andiamo a vendere al Grazie, arrivederci. mercante. Guadagniamo Torna a 607.000 trovarci. pezzi di oro. Però non è tutto così, cioè ci sono dei trade che vale la pena farli con la gente. Per fare il trade basta aprire la rotella, invita a scambiare Shadow. Adesso non lo invito perché comunque non è lui con cui devo scambiare, ma inviti a scambiare, clicchi X e appunto si scambia. Vediamo dove è sto tipo. Credo volevo fare qua l'altro dei sussurri. Eccolo qua. Salve. Salute. Invita Conan a Non posso scambiare. farlo qui. Accetta. Mettiamo il Tempest Roar. Aspettiamo che lui ci carichi 15 milioni di oro. E non lo sta caricando, 15 milioni. Blocco offerta. Fermo lo scambio. Scambio accettato. Mi Salve. ha dato 15 milioni di pezzi d'oro. Mi sono fatto 15 milioni di pezzi d'oro in un batter d'occhio. Non sono tanti, non sono pochi, ma ci sono dei pezzi che si possono vendere anche per 100, 150 milioni. E lì sono soldi, se è più di tutto l'oro che ho adesso, capito? Quindi vi volevo dare questo consiglio. Seguitemi su YouTube, Bluffgar, su Twitch, Dumono. Se volete su Instagram, se volete su Facebook, pagina Demone Scimmia. Ci vediamo alla prossima e ciao ciao. Video breve, tanto per spiegare questa cosa. Mettere un punto comunque. Che dalla stagione 4 si possono scambiare anche gli unici, capite? Gli Uber unici invece no, non si può. C'è l'Arlecchino, il Nonno, quegli oggetti lì, il Selig, la potenza di Tyrell. Quegli oggetti lì non si possono scambiare. Mentre invece gli unici si possono scambiare, i rari si possono scambiare, gli ancestrali leggendari si possono scambiare e fino all'inizio della stagione 4 il massimo che si poteva scambiare era raro,
era poi l'unico che si scambiava perché in stagione qua, in stagione 3 e nelle stagioni precedenti aveva un senso craftare i rari. Qua non ha più senso craftare i rari perché hanno solo due affissi o tre affissi, adesso non mi ricordo, e però ha senso scambiare gli unici. Gli unici leggendari, quelli maxati con la stellina. Ciao ciao.